Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui è Pablo Giallorosso e ricominciata la Serie A. Che cosa bella, che cosa fantastica. E sorge una domanda spontanea nei nostri cuori, nel nostro cervello, nelle nostre celle, ovunque. Chi sarà il capocannoniere di questa Serie A? Quale sarà la classifica marcatori quest'anno? Ci saranno tantissimi bomber, è arrivato Cristiano Ronaldo. Ronaldo riuscirà a fare 40 gol anche in Italia? Higuain al Milan, quanto renderà un Milik che magari troverà la sua continuità, a parte gli infortuni che mettiamoli da parte in un secchio e buttiamoli nell'indifferenziata? Ragazzi, quest'oggi io proverò a pronosticarvi la classifica marcatori e poi dopo ci saranno delle clip con gli youtubers che gentilmente si sono resi partecipi, hanno dato la disponibilità per partecipare a questo video. Ci saranno altri youtuber che trovate il link in descrizione, quindi passateci, che faranno il pronostico di chi sarà il capocannoniere. Prima parlo io, poi parlano loro. Allora, secondo me non sarà Ronaldo il capocannoniere, vi do subito uno spoiler, perché secondo me quest'anno sarà Gonzalo Higuain nuovamente, dopo i tantissimi gol segnati quell'anno a Napoli, dove fece il record di gol siglati in una singola stagione in Serie A. Higuain con il Milan sarà il bomber, la punta di diamante. Per me vincerà Higuain quest'anno la classifica a marcatori. Farà tipo, non lo so, forse tipo 30 gol, sì, secondo me farà tipo 30 gol. Poi secondo classificato, secondo me, sarà Maurito Icardi, ne farà circa 28. E voi direte, ma non ci sta Cristiano Ronaldo? No, ancora non ci sta Cristiano Ronaldo, va bene? Perché il terzo classificato sarà Ciro Immobile arriva al terzo posto. Farà anche lui, tipo, forse andrà in pari merito con Icardi. Forse il nuovo Immobile Icardi, però penso tipo Higuain 30-31, Icardi tipo 28-29, Immobile circa 26-27, e poi sui 24-25 metto Cristiano Ronaldo al quarto posto. Qua voi direte, ammazza, oh, massa, sta proprio rosicando il classico romanista. No, perché per me Ronaldo farà una grande stagione, ma qua l'Italia della Juve è diverso. Ronaldo farà tantissimi assist, tantissime giocate, e comunque da fare 24-25 gol in Italia è buono, un ottimo bottino, quindi... perché no? Magari ne farà altri tipo 10 in Champions, altri 5 in Coppa Italia. Quindi tranquilli che i suoi 30, 35, 40 gol stagionali li farà anche quest'anno, sommando tutte le competizioni. In Italia ne farà tipo 25-26, secondo me. Poi sotto a Cristiano Ronaldo, quindi al quinto posto, vedo Arkadiusz Milik, ne farà tipo 22. Al sesto posto, io non so chi metterci, perché vorrei mettere Dzeko. E quindi mi metto Dzeko al quinto posto. Non so se arriverà a quota 20 gol, però tipo 18-19 li farà. E poi dietro ci sono tutti gli altri bomber che mo non ve sto a dire, se no stiamo qui in mezz'ora. Questa per me è la classifica marcatore di quest'anno, le prime posizioni, i primi bomber. Ora la parola va agli altri youtubers. Eccomi qui, un saluto a tutti i fan di Paolo. Tra l'altro guardate un po', sto guardando Torino-Roma. Sono appena arrivato a casa e faccio questo video per Paolo, riguardante appunto chi vincerà la classifica capocannonieri. E io dico che quest'anno la vincerà Icardi, che è sempre stato tra i migliori cannonieri della Serie A. Quest'anno, con una squadra ancora più forte costruita intorno a lui, secondo me davvero farà stracelli. Ma attenzione, vi lancio una sorpresa: secondo me quest'anno Milik farà molto molto bene. Quindi questo comunque è il mio pronostico. Un saluto a tutti, magari adesso segnami in diretta. Vabbè, ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi sul canale di Pablo Giallorosso. Oggi sono qui, intanto saluto anche lui, lo ringrazio sicuramente per avermi dato la possibilità di scegliere chi sarà il capocannoniere della Serie A per me. Per me il capocannoniere della Serie A è un giocatore che sarà un giocatore che personalmente non mi piace troppo, però quest'anno con il cambio di squadra secondo me riuscirà veramente a fare anche un 30 gol e passa. Sto parlando di Gonzalo Higuain, che quindi nel Milan titolare avrà la squadra che giocherà per lui, non come la Juventus dove spesso giocava per la squadra. E niente, quindi per me il Pipita sarà il capocannoniere della Serie A. Ciao ragazzi. Quindi tu Paolo mi stai chiedendo quale sarà secondo me il prossimo capocannoniere della Serie A? Beh, tosta, è veramente tosta, perché ci sono veramente tantissimi campioni quest'anno, molti di più sono rispetto all'anno scorso. Magari la risposta è un po' scontata, però io ti dico CR7. Ma se vogliamo invece puntare su una sorpresa che non sarebbe poi così sorpresa, io ti dico il più di quello. Pablito Pablotto, allora, chi vincerà la classifica dei cannonieri? È difficile, è una lotta molto difficile.
sono indeciso tra due, pertanto te ne dico due, ovvero Milik, se dovesse restare così, se dovesse, insomma, corna facendo, sta sempre in forma, e l'altro dico Higuain. Una piccola scommessa: Higuain o Milik o Higuain. Un saluto al mio amico Pablo Giallorosso. Paolo, ciao. Allora, chi vince il capocannoniere di Serie A? Io dico Maurizio Icardi. Questa volta non più con Immobile, ma da solo, perché vedo l'Inter che si è rafforzata bene, bene, bene a centrocampo, e quindi secondo me Icardi può scatenare la sua fame di gol e può metterla dentro. Al secondo posto vedo Ronaldo Immobile, anche se Ronaldo con queste difese chiuse, però è sempre Ronaldo, però io dico Maurizio Icardi. Ciao ragazzi. Allora, grazie Pablo per questa opportunità che mi hai dato. Io sono Alex Rossi. Secondo me, chi sarà il capocannoniere quest'anno della Serie A Team 2018-2019? Quest'anno ci sarà una bella lotta tra Cristiano Ronaldo, Icardi e Immobile. Ci metto anche Higuain. Dzeko non penso, perché comunque farà secondo me 15-16 gol, ma non arriverà comunque alla soglia, diciamo, che raggiungerà forse Cristiano Ronaldo, forse Immobile, forse Icardi. Quindi io penso che uno tra Immobile, Icardi e anche Cristiano Ronaldo possono essere comunque i tre giocatori che si lotteranno un posto per, diciamo, per essere il capocannoniere del Serie A Team 2018-2019. Si potrebbe inserire anche Higuain, che avrebbe più spazio al Milan. E che dire, iscrivetevi al canale di Paolo Giallorosso. Ciao. Allora ragazzi, ringrazio nuovamente questi qua, ma è bruttissimo, sembra che mi sto mancando di rispetto, quindi parliamo bene. Ringrazio questi youtubers per la loro disponibilità nuovamente, passate nei loro canali, iscrivetevi al mio canale, penso che questo video possa venire qui. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi, da Pablo Giallorosso è tutto. Qua sotto ovviamente mi rendete secondo me chi sarà il capocannoniere. Adios.